Come prenotare un tampone? Allora, la prenotazione è quella solida che tutti ormai conoscono, ma ovviamente noi accettiamo anche chi non è prenotato, perché se dovessero avere delle urgenze per sintomatologia o per prestazioni, dovessero fare qualche intervento chirurgico, vengono con la ricetta del medico e noi facciamo ovviamente il tampone perché lo riteniamo un'esigenza di tipo sanitario e quindi va fatta. L'affluenza in questo periodo, noi ci siamo spostati, come hai detto, ed è la localizzazione è sicuramente migliore della precedente, è un po' più distante, però dobbiamo considerare che è un drive-in, quindi le persone arrivano con la macchina e i tempi sono un pochettino più allungati, ma sicuramente è migliore per gli operatori soprattutto. I tempi d'attesa sono bassissimi perché adesso siamo scesi da una media di 100-150 tamponi, adesso ne facciamo 50-80 mediamente e la positività anche sta scendendo, quindi questo è un buon dato. Ce l'aspettavamo perché sapevamo che d'agosto, dopo l'impennata che c'è stata della variante BA5, ci sarebbe stato poi un calo e adesso stiamo vivendo questo calo, per fortuna. Però sia per esigenze sanitarie, come ho detto, che per esigenze di salute, viene gente sintomatica, tutti dicono che è una patologia di poco, è una semplice influenza, è poco più di un'influenza, ma purtroppo per gli anziani non è così, non per tutti è così, per i fragili non è così, per i pazienti immunodepressi non è così. Quindi noi dobbiamo continuare ad essere vigili, ad essere attenzionati su questo argomento, non è finita purtroppo. Il timore è che arrivi a settembre-ottobre la variante che sta ormai diffondendosi in India o in Inghilterra e in altre nazioni, che era BA2.75, sempre della famiglia di Omicron. Sembrerebbe che non abbia grossa differenza rispetto alla precedente, l'unica differenza importante è che dicono 15 volte più contagiosa della precedente, quindi già questo ci preoccupa. Purtroppo non è immune chi ha avuto le precedenti varianti, quindi sarà un continuo. E purtroppo nemmeno i vaccini, lo sappiamo, lo sapevamo, ci impediscono di acquisire l'infezione. Ci rendono più forti dal punto di vista immunologico, ci fanno risolvere il problema in tempi più brevi e proteggono soprattutto gli anziani, quindi ecco perché a loro è rivolta l'appello di vaccinarsi. Qui la situazione ormai è rodata perché sono 2 anni che noi siamo stati il primo drive-in nel Lazio, il secondo credo in Italia, quindi siamo stati l'esempio di drive-in. Va da sé, ma il personale è più che formato, vengono i ragazzi ad imparare e quindi la cosa si svolge in modo tranquillo. Gli orari sono ridotti, adesso facciamo dalle 8 alle 13 per le persone. Ovviamente poi se ci dovessero venire esigenze l'orario verrà cambiato, ma sul sito della ASL è sempre ben chiaro, quello della ASL non su Google, perché Google potrebbe portare ad un errore di orario e spesso arrivano in orari che non sono quelli ufficiali. Quindi facciamo dalle 8 alle 13, facciamo il tampone rapido come sempre, ma quando ci viene richiesto, sono sempre meno le richieste di molecolare, facciamo anche il molecolare che richiede ovviamente un po' più di tempo, nel giro di massimo 24 ore abbiamo la risposta, mentre per il rapido si tratta di 15 minuti, 20 minuti massimo. Quindi la cosa sta andando bene, come sempre, non abbiamo grossi problemi per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro. Speriamo di trascorrere questo agosto così in tranquillità e siamo pronti però a ripartire per settembre, nel caso dovessero aumentare, ma siamo ottimisti e noi diciamo, noi qui siamo in un posto anche dal punto di vista per chi è credente, siamo davanti al piazzale della Madonnina, quindi speriamo che aiuti in qualche modo questa localizzazione. Però, a parte questa riflessione, siamo pronti ad affrontare, nessuno ha detto di chiudere mai. Perché chiudere significherebbe, lo hanno detto in Corea l'altro giorno, il presidente ha detto basta, abbiamo finito, abbiamo vinto la battaglia contro il Covid. Chiaramente in Corea del Nord sappiamo che è molto poco attendibile, le notizie che ci arrivano. Qui siamo consapevoli che il Covid non è finito, che continuerà, ma altrettanto consapevoli che si sta attenuando e quindi la possibilità di gestirlo è sicuramente molto più tranquilla di quello che è stato purtroppo
drammaticamente 2 anni fa.